Con la DAD abbiamo improvvisato, il nostro non è un paese tecnologico. Con queste parole la preside dell'Istituto Amerigo Vespucci di Roma, Maria Teresa Corea, guarda la didattica a distanza di inizio anno. Non abbiamo avuto gli strumenti giusti per le lezioni a distanza e solo con il tempo abbiamo cercato di rimediare alle mancanze iniziali, ha poi continuato. Nella nostra intervista con lei abbiamo inoltre parlato dei trasporti, della sanità e delle attività laboratoriali, la base disciplinare dell'istituto da lei guidato, fortemente provato dalle restrizioni. Come vi siete organizzati per l'inizio di quest'anno scolastico? Abbiamo preso una settimana in più rispetto a quanto era stato scritto dal decreto, proprio per verificare cosa fosse accaduto realmente durante il periodo natalizio. Abbiamo avviato i laboratori e in più abbiamo dato la possibilità ai diversamente abili di frequentare la scuola, proprio per non destabilizzare anche questi ragazzi che si trovano ad alternarsi con orari, con tempi, con cambiamenti che spesso nuociono alla formazione dell'individuo un po' più fragile. Certamente. A proposito, diciamo, del rientro in presenza al 50%, come vi siete organizzati? I ragazzi più grandi entrano alle 8, dopodiché facciamo entrare alle 9 e poi alle 10. I ragazzi delle 10 sono quei ragazzi che poi si fermano per i laboratori, quindi abbiamo fatto in modo di far coincidere l'attività, diciamo, più laboratoriale, l'attività funzionale, no, della scuola, in modo che i ragazzi poi si fermano per le varie attività laboratoriali fino alla sera alle 17:30, perché comunque diminuendo l'ora, che non è più di 60 ma di 45, abbiamo il tempo di poter far fermare i ragazzi e non mandarli a casa molto tardi. Infatti le chiedo, questa uscita alle 17:30, beh, sì, si ripercuote sul rendimento dei ragazzi secondo lei? No, secondo me non si ripercuote. I nostri ragazzi sono abituati ai laboratori, anziché delle 15:30 escono alle 17:30. Il problema rimane sempre quello dei trasporti, che così come pare abbiano aumentato queste corse. E rimaniamo anche dall'idea che qualche ragazzo viene anche preso dai genitori, quindi anche questo ha aiutato questo movimento. E voglio sottolineare questo, che le famiglie sono state collaborative, perché ci hanno sempre informato se a casa ci sono stati casi positivi, hanno sempre scritto email qualora i ragazzi non si presentano a scuola, le motivazioni. E questa è una grande vittoria, io credo, perché secondo me una scuola funziona quando c'è un rapporto di collaborazione con le famiglie, col consiglio d'istituto, con gli stessi studenti, i quali devo e vorrei sottolineare che mi hanno chiesto inizialmente di fare una didattica totalmente a distanza. Quanti ragazzi conta? 680 sono rientrati, quindi noi abbiamo anche superato il 50%, come tra l'altro previsto. All'inizio sono venuti un terzo di questi ragazzi per paura, adesso invece possiamo dire che ci sono quasi, non dico tutti, ma stanno aumentando le presenze. Un po' le famiglie hanno paura, molti hanno problemi all'interno delle famiglie, sono malati oncologici, malati cardiopatici, quindi chiaramente la famiglia preferisce tenerli a casa. Io ho cercato di trovare la strada dicendo: ragazzi, vi farò fare le assemblee, non c'è bisogno di fare sciopero, perché possiamo lavorare e noi abbiamo interesse, perché riteniamo che la presenza sia fondamentale a scuola. È chiaro che piano piano, con l'informazione che vi diamo, infatti le classi vanno in quarantena quando è necessario, noi riusciamo a sopravvivere bene. Quindi i ragazzi si sono fidati, le famiglie si stanno fidando. Ma voi avete pendolari? Abbiamo pendolari che vengono comunque da Guidonia, vengono da fuori. Vengono e per loro parte. Logisticamente com'è venire a scuola? Mi dicono che non sono aumentate le corse, nel senso che anzi, forse alcuni pendolari, lo vedo anche nel personale, quelli che vengono da Napoli, da Caserta, sostengono che hanno problemi, insomma, anche i docenti, perché spesso non riescono a prendere il mezzo perché è troppo pieno. Io ho cercato di fare una politica di condivisione, aiutando un po' tutti, i ragazzi, il personale, gestendo con elasticità,
perché è necessario secondo me questo. Le volevo chiedere, a proposito della didattica a distanza, diciamo che ormai è diventata una nuova metodologia appunto di approccio allo studio e di insegnamento, come vi siete organizzati? I docenti hanno avuto criticità, difficoltà? No, i docenti inizialmente, è chiaro, si sono trovati a rimettersi in gioco. Io ho detto questo, noi ogni mese e mezzo ci fermeremo e faremo una settimana di didattica a distanza, perché questo mi dà la possibilità di andare insieme, lavorare insieme ai ragazzi, in modo che anche loro non facciano pazzie, perché poi occupare una scuola, fare sciopero non ha senso. A livello di apprendimento, i ragazzi nota abbiano assimilato qualche carenza, qualche difficoltà in più nell'apprendimento? Beh, io credo di sì, perché non eravamo preparati. Non è un paese che è preparato alla tecnologia, non abbiamo avuto gli strumenti, abbiamo improvvisato delle cose. Quindi è chiaro che il risultato è stato relativo, però tanta buona volontà, voglia di fare, voglia di crescere, voglia di dare di più ai nostri ragazzi. A proposito della gestione dei ragazzi e delle aule, voi avete ampie aule, anche le aule laboratoriali sono abbastanza capienti o avete utilizzato altri spazi? Nei laboratori, attraverso il medico competente che abbiamo assunto, attraverso l'RSTP che ha destinato ogni spazio con dei numeri di studenti, riusciamo a gestirci. Più o meno quanti studenti ci sono per classe? Allora, nel laboratorio più grande possono essercene massimo 10, negli altri laboratori 6, quindi noi abbiamo fatto in modo che le classi con più numeri occupassero il laboratorio più grande. Il fatto che i docenti ad oggi siano ancora gli ultimi ad essere in qualche modo cautelati, anche vaccinati. Non l'ho ritenuto corretto, assolutamente. Io credo che la scuola insieme alla sanità doveva andare per prima.